Ma ci concentriamo in casa Lazio, cerchiamo un po' di capire come si può uscire da questo momento e ci facciamo aiutare da un ex giocatore, attuale allenatore che sicuramente ne sa molto più di noi. È con piacere che diamo il benvenuto e ritroviamo Cristian Brocchi. Ciao Cristian, Ciao. come stai? Bene, bene, tutto bene. Collegata con noi c'è Tutto a anche posto. Francesca Turco. Ciao, Cristian, abbiamo aperto, si è giocata la partita dell'Italia, hanno giocato le nazionali, continuano ad arrivare notizie positive per la Lazio, ti porto subito nel tema caldo. Infortunio a De Vrij che si somma un po' al periodo negativo, che idea ti sei fatto? Dov'è finita la Lazio dello scorso anno? ma no, non è finita da nessuna parte. Ci sta che ci siano dei momenti di difficoltà, ci sta che non si riesca a ripartire subito nella stessa identica maniera di come si è chiuso, però insomma io penso che la rosa a disposizione del mister e l'ottimo lavoro che hanno fatto il mister e il suo staff l'anno scorso possano tornare poi a essere importanti e a ripercorrere lo stesso cammino, insomma. Cristian, in questo avvio di campionato, inutile nascondercelo, ha pesato molto il risultato del preliminare, no? Lo scorso anno una cavalcata entusiasmante che ti ha portato a giocarti questa opportunità, improvvisamente svanisce tutto ed è come ricominciare da capo. Quanto pesa questo a livello proprio di approccio, di stato d'animo del gruppo, di convinzione anche nei propri mezzi? Sicuramente pesa e dà fastidio anche perché uno lavora tutto un anno intero, raggiunge un obiettivo comunque importante, gli svanisce per un soffio il fatto di poter approdare direttamente alla fase dei gironi e poi ti ritrovi così fuori dopo una cavalcata esaltante. Però io penso che il lavoro che è stato fatto l'anno scorso sia stato un lavoro eccezionale e non può essere comunque un'eliminazione che fa sicuramente male a cancellare tutto quello che di buono è stato fatto. Francesca? No, io volevo chiedere, Cristian conosce molto bene anche l'ambiente a tutto tondo, per cui chiedo a Cristian, adesso c'è un grosso chiacchiericcio, al netto delle difficoltà atletiche, dello stato d'animo come sottolineava Davide dovuto probabilmente all'eliminazione, il grande chiacchiericcio è legato più che altro a qualche frizione che quest'anno si è registrata nello spogliatoio, qualcuno lo attribuisce al momento dell'assegnazione della fascia di capitano, insomma poi i risultati quando non arrivano certo non aiutano a compattare. Intanto ti chiedo quanto credi a questa chiave di lettura in qualche modo che è stata data a qualche giocatore anche scontento perché si dice che comunque si pensa nello spogliatoio che forse sul mercato si potesse fare di più per andare incontro a una stagione, al preliminare in maniera più convincente. E poi se qualora ci fosse qualche mal di pancia, se quello è il lavoro più difficile di Pioli, cioè contattare il gruppo ancora prima di recuperare Okemi. Ma per quanto riguarda il malessere dello spogliatoio per il mercato, non penso possa essere una cosa importante perché il giocatore comunque dovrebbe mettersi nella condizione di dire: io mi sono conquistato un traguardo importante, mi sono conquistato un preliminare di Champions League. Io penso che tutti i giocatori abbiano dato tanto per arrivare lì e si mettessero un attimo nelle condizioni di dire: se avessero comprato un giocatore forte nel mio ruolo, io non avessi giocato questo preliminare, come sarei rimasto? Quindi alla fine io penso che il giocatore si deve comunque prendere in ogni caso le responsabilità di quello che fa, i complimenti per quello che ha fatto, perché i giocatori hanno fatto un qualcosa di meraviglioso l'anno scorso, perché la Lazio secondo me ha giocato il calcio migliore in assoluto durante nell'arco di tutta la stagione. E quindi non penso che questo possa essere un problema all'interno dello spogliatoio. Se poi c'è stato un problema legato alla fascia di capitano, questo non te lo so dire, ma Ma è verosimile? È sono questioni ovvio legate che. comunque a un aspetto societario. Io penso che le decisioni sulla fascia di capitano vengano prese in diverse modalità. Non so quale modalità sia stata attuata quest'anno, ma io penso che nel momento in cui abbiano deciso di scegliere il capitano, l'abbiano
società e allenatore, quindi non penso che però un giocatore che pensava di essere capitano, poi non lo è, si giochi un preliminare di Champions League o la possibilità di andare in Champions League a giocare una competizione così importante che è il sogno di ogni calciatore e la vada a giocare sottotono o con poca voglia perché non gli è stata data la fascia, perché io penso che è molto più importante giocare la Champions League che giocare un'intera stagione senza la fascia al braccio. No, ma infatti ti chiedevo se potesse essere verosimile, perché per quanto uno ci possa pensare male, però insomma voglio dire che una fascia di capitano crei così tanto disturbo. Appunto, per me no, perché se io dovessi essere un giocatore che pensando di essere un potenziale capitano e poi non scelgono me come capitano ci rimango male, è legittimo rimanerci male, perché è legittimo, però allo stesso tempo se ho la possibilità di giocarmi una Champions League, insomma, ritengo molto più importante, ripeto, giocare una Champions League che pensare alla fascia di capitano. Quindi non penso che sia un discorso così importante che abbia portato a giocare male una partita, perché comunque il preliminare d'andata è stato giocato molto bene. Cristian, ora chiaramente bisognerà ripartire. Sotto accusa è finita anche un po' la preparazione, forse troppo breve, e anche con il passaggio a Shanghai che sicuramente non ha aiutato nell'avvicinamento al preliminare. Adesso spesso si dice c'è bisogno un po' dei senatori nel gruppo. Scorso anno la Lazio ha perso Cristian Ledesma, Stefano Mauri è stato contrattualizzato nuovamente a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato e alcuni senatori sono fuori per infortunio. È una leggenda metropolitana, ce lo raccontiamo noi o davvero in questi momenti chi conosce di più l'ambiente è fondamentale per ripartire? No, è sicuramente importante, perché comunque io penso che giocatori che hanno esperienza, l'esperienza non la puoi comprare, ma l'esperienza appunto la maturi anno per anno. È normale che giocatori importanti come Mauri, come Klose o come altri che hanno già vissuto degli anni alla Lazio possano sicuramente avere un peso specifico importante all'interno dello spogliatoio, proprio perché io dico sempre che i momenti belli li sanno vivere tutti, i momenti brutti no. E quelli con più esperienza sono in grado di vivere sia quelli belli che quelli brutti, e in questo momento qua il fatto di poter essere utili alla squadra proprio dipende dal fatto di saper sopportare determinate critiche, determinate pressioni e tutte queste chiacchiere, scusatemi il termine da bar, che possono essere fatte intorno all'ambiente proprio per dei risultati sicuramente non belli. Un'altra cosa volevo chiederti, Cristian. La Lazio un po', il mercato della Lazio generalmente è in controtendenza. Diciamo che la Lazio i migliori giocatori tende a mantenerli fin quando proprio può e non è costretta poi ad agire in maniera diversa. C'è stato un grosso parlare della situazione Biglia, evidentemente non è arrivata l'offerta che soddisfacesse appieno l'udito e non è semplice, però insomma adesso si parla di Lulic, non rinnovo, il non rinnovo di Lulic, anche lui è un giocatore che sembrerebbe scontento. In generale, secondo l'idea che ti sei fatto nella tua carriera, esistono giocatori scontenti che poi si placano o in generale se un giocatore non è proprio contento, uscendo anche dalla logica della Lazio, forse si può anche pensare di cedere e far mercato con i soldi della cessione? Cioè non è sempre... Allora, per me un giocatore che non è contento di rimanere in una squadra è giusto che venga ceduto, ma allo stesso tempo è giusto che venga ceduto al suo reale valore. E io parto dal presupposto che quando una grande squadra vuole un giocatore, non ti preoccupare che lo prende. E non sono il milione di euro, i 2 milioni di euro che frenano una grande squadra nel voler prendere un giocatore. È normale che se un giocatore vuole andare via perché ha una grande squadra che lo vuole, ma in realtà vuole andare via in queste condizioni, allora insomma è diverso. Perché io non ho mai visto una grande squadra voler andare a prendere un giocatore
quando lo vuole prendere lo prende, punto. Le altre sono chiacchiere. Ed è normale che un giocatore importante, se deve essere svenduto perché non è contento di rimanere lì, allora c'è sempre una via di mezzo, che è la via di mezzo del giusto, insomma. Certo. Cristian, in questi momenti, probabilmente non è una banalità, c'è bisogno anche di piccole cose che possano riportare entusiasmo, c'è bisogno anche di novità che possano stimolare, e indubbiamente qualcosa c'è stato, perché l'ultimo giorno di mercato, l'arrivo di Alessandro Matri, al di là poi dell'aspetto umorale, ha sicuramente rinforzato la Lazio in un reparto dove in questo momento si faceva difficoltà, con Keita adattato e due giocatori importanti, Djordjevic e Klose, fermi. Tu lo conosci molto bene, abbiamo letto anche i tuoi auguri tramite i social. Ti chiedo se puoi dirci con che stato d'animo è arrivato alla Lazio e che apporto secondo te può dare. È arrivato sicuramente con uno stato d'animo ottimo, ha una grandissima voglia di giocarsi questa grande opportunità. In tutte le squadre dove lui ha militato ha sempre fatto bene, ha sempre fatto gol importanti. È normale che è un ragazzo che vorrebbe trovare una stabilità. Purtroppo questa stabilità negli ultimi anni non l'ha avuta, perché delle vicissitudini di mercato l'hanno portato a girare in diversi posti, ma io penso che si sia sempre fatto trovare pronto, abbia sempre dimostrato di avere delle ottime qualità, ha fatto gol in tutte le squadre dove ha giocato, e quindi è sicuramente un ottimo acquisto. La speranza è quella che il pubblico lo possa accogliere nella maniera migliore, possa essergli di sostegno, farlo sentire importante, perché così sono sicuro che tutto sarà meglio e tutti potranno gioire di questo acquisto, insomma. Ti chiedo, per caratteristiche di Alessandro Matri, è l'attaccante, noi l'abbiamo caldeggiato quando poi sembrava tendenzialmente lontano l'acquisto, addirittura era stata smentita che la Lazio potesse andare sul mercato per prendere una punta, poi insomma sono arrivate le notizie dall'infermeria che i recuperi di Djordjevic e Klose non erano proprio così immediati. Comunque a Cavaldonato non si guarda in bocca, noi lo caldeggiavamo già prima, perché per caratteristiche dà l'impressione Alessandro Matri di essere in qualche modo l'attaccante che un po' mancava, che lo completa un po' quel reparto. È un giocatore che si sposa bene, se ci facciamo la Lazio dello scorso anno. È un giocatore che fa felice i propri allenatori, perché è un giocatore che lavora per la squadra, è un giocatore che può giocare sia con un attacco a due punte che con facendo l'attaccante centrale da solo, con due attaccanti esterni, quindi è normale che insomma lui abbia delle caratteristiche perfette per quelli che sono i fabbisogni di un allenatore. Io penso che la scelta di puntare su di lui sia dovuta proprio a questo, e proprio per questo motivo penso che insomma sarà proprio per caratteristiche un acquisto importante per la Lazio. Anche in questo mercato, Cristian, la Lazio ha privilegiato, se vuoi, la linea giovane, giocatori comunque giovani, di profilo importante e comunque con una prospettiva importante. Ne avevamo già parlato, tu è un tipo di mercato che ti senti sempre di sottoscrivere e di condividere, no? Certo, lo sottoscrivo e lo condivido, anche perché all'interno della Lazio ci sono già dei giocatori di esperienza, ci sono già dei giocatori abbastanza navigati, che pur non avendo un'età avanzata hanno già un'ottima esperienza, e quindi io penso che sia il giusto mix per arrivare a dei risultati importanti, e penso che l'anno scorso già sia stato raggiunto un risultato importante, e quest'anno bisogna avere solo la calma e la voglia di ripercorrere il cammino che è già stato fatto, e di aiutare questi ragazzi ad inserirsi in una maniera migliore, perché con il loro entusiasmo, la loro freschezza unita a un mix di esperienza può essere comunque un mix importante. Fra tutti, quello che abbiamo visto un po' di più, non solo perché è andato a segno con il Bologna, comunque ha avuto in questo brevissimo tempo in cui sono ripartite un po' le cose, non solo il campionato, Kishna, ha avuto modo di vedere qualcosa? Un giocatore che tecnicamente è piaciuto? Sì, è un giocatore importante, che ha grande velocità, grande qualità, e quindi
è sicuramente uno di quei giocatori che può dare tanto alla squadra, soprattutto in questi momenti dove ci saranno tante partite da giocare tra campionato e coppa, e penso che potrebbe anche essere la fortuna per gli attaccanti che giocano vicino a lui, perché è uno molto bravo a dare dei palloni invitanti, e quindi spero che possa essere anche per lui una stagione bella, ricca di soddisfazioni. No, mi viene da sorridere, perché poi una volta si parlava della scuola olandese come garanzia anche di disciplina tattica, di rigore. L'Olanda è sempre stata famosa per questo, l'Ajax ancora di più. Abbiamo scelto il momento sbagliato. Abbiamo scelto il momento sbagliato, se guardiamo che cosa sta combinando l'Olanda in queste qualificazioni all'Europeo. Ma i momenti di difficoltà ci sono per le squadre di club e ci sono anche per le nazionali, non è che è sempre tutto scritto. Il calcio è bello proprio per questo motivo qua. No, però magari gli effetti che l'Olanda, anche se si trova a dover affrontare un ricambio generazionale, per quello che si è sempre raccontato, ha vita più facile delle altre, no? Visto che è stato sì, un po'... anche se adesso che lavoro con i giovani mi rendo conto come anche i cambi generazionali o nelle stesse annate sono delle categorie di giocatori che sono magari più o meno pronti rispetto ad altre, quindi ci sta che in alcune annate ci sia magari meno qualità, e quindi bisogna avere la pazienza di continuare, di credere soprattutto nel lavoro che si sta facendo. Quando credi nel lavoro che fai ti può andare male un anno, due anni, ma poi sicuramente tornerai a far bene. Cristiano, per uscire dalla Lazio, ma se la nazionale è un po' lo specchio di quello che offre il campionato di riferimento, che idea ci dobbiamo fare dell'Italia? Ma la nazionale secondo me in questo momento è ancora un po' un cantiere, nel senso che non ha ancora sicuramente al 100% svolto tutto quello che mister Conte gli sta chiedendo. Lui sta cercando di forgiare un gruppo che abbia la sua testa, la sua voglia, la sua mentalità, il suo gioco, e non avendo la possibilità di lavorare tutti i giorni con loro, logicamente ci vuole un po' di tempo in più, ma i risultati che sta ottenendo comunque sono importanti, in testa al girone, e quindi la speranza è quella che si abbia sempre più tempo per poter far sì che si formi una squadra vincente, con la mentalità vincente come quella dell'allenatore che li allena. Io però avevo una curiosità da sottoporre al Cristian Brocchi, allenatore principalmente, perché è chiaro che un calciatore, giovane o meno che sia, vuole sempre scendere in campo e non la prende benissimo il fatto di star fuori. L'attenzione stavolta la rivolgo a Danilo Cataldi e ti chiedo, un ragazzo che fa così bene il primo anno, il rischio poi è sempre che magari possa avere delle difficoltà nella stagione successiva, giuste, comprensibili e anche normali, però un ragazzo che, nato e cresciuto a Roma, sente forse maggiormente le pressioni, in un momento così delicato di tutta la squadra, dove rischia però di finire un po' sotto accusa, soprattutto in un ruolo così delicato, è giusto, secondo te, Cristian, provare anche un po' a preservarlo, cercando di impiegarlo un po' meno e con maggiore attenzione? No, perché Danilo io penso che si sia conquistato tutte le partite con grande dedizione, con grande impegno, e dimostrando sul campo di avere le qualità per potersi ritagliare uno spazio importante all'interno della Lazio. È stato sicuramente apprezzato, è vero che il primo anno è molto più semplice, perché nel primo anno un errore che puoi fare non viene sicuramente messo in risalto, adesso invece tutti si aspettano sempre di più da te, e in realtà non bisogna dimenticarsi che comunque è un ragazzo giovane di grandissima prospettiva ed è uno dei migliori centrocampisti italiani under 21 che ci sono in circolazione, quindi è un tesoro da preservare e da tutelare dal punto di vista sicuramente mediatico e dal punto di vista dell'amore che ha per la maglia che indossa. Allo stesso tempo, no, preservare il ragazzo, tutelarlo, non vuol dire non farlo scendere in campo, anzi, vuol dire dargli quella serenità e quella tranquillità di cui lui ha bisogno, perché ha delle qualità talmente grandi ed è, ripeto, uno dei migliori centrocampisti italiani che ci sono, e quindi è giusto che gli venga data la possibilità di poter continuare a fare quello che di bello ha già fatto. Ma l'ultima per Francesca? Nel ruolo di Biglia, non essendoci Biglia, essendo infortunato,
anche qui è un bel tema che si è aperto. Non è un bel tema, è normale che se uno gioca nel ruolo di un altro giocatore che ha caratteristiche diverse dalle sue, non si può pretendere che lo interpreti nello stesso modo. Perché a me è capitato quando ero nel grande Milan di giocare nel ruolo di Pirlo quando Pirlo mancava, ma non è che ti potevi aspettare che io giocassi con le stesse caratteristiche di Pirlo. Giocavo in quel ruolo lì con le mie caratteristiche. E sicuramente lui, se gioca nel ruolo di Biglia, non ci si può aspettare che giochi come Biglia. Lui è più sicuramente una mezzala del ruolo che gli piace anche di più fare, ma ha le carte in regola per poter sostituire Biglia in quel ruolo lì. L'importante è non aspettarsi che lui giochi nelle stesse modalità di Biglia, perché le caratteristiche sono diverse. Prima di salutarti, un occhio al campionato. La Juventus è partita in maniera quasi disastrosa, 0 punti dopo due partite, non te l'aspetti. La Roma ha fatto un ottimo mercato, della Lazio abbiamo parlato. La Fiorentina, insomma, zoppica, il Napoli che ha cambiato l'allenatore anche, e poi pensi alle due milanesi che non ti aspetti che per il secondo anno consecutivo manchino totalmente l'appuntamento, in più si riparte con il derby. Ma sì, ma è troppo presto fare processi in questo momento. In Italia si stanno già processando 10 squadre, è una roba un po' assurda, no? Dopo un inizio di campionato, le prime partite sono sempre un'incognita, chi per un motivo, chi per un altro, chi perché ha cambiato allenatore, chi perché ha cambiato tanti allenatori, chi perché ha perso magari una partita importante come è successa alla Lazio. Quindi bisogna avere un attimo di pazienza a tutti per poi capire quelle che saranno veramente le squadre che potranno giocarsi fino alla fine il campionato, la Champions League e l'Europa League. Però dicevo, più che altro non mi aspetto un campionato in cui scappi una squadra e lasci dietro 17 punti, insomma, non assolutamente no, penso che questo sarà un campionato sicuramente più equilibrato, e quindi penso che sarà ancora più entusiasmante, perché potremmo assistere magari a continui cambiamenti in classifica, perché l'equilibrio che c'è quest'anno secondo me è migliore rispetto a quello che c'era l'anno scorso. Cristian, grazie, ti auguriamo ovviamente buona fortuna per la tua esperienza da allenatore sulla panchina del Milan Primavera, e torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie Cristian. Grazie a voi.